Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere un plugin per Adobe Premiere, che appunto è Colorista, che fa sempre parte dei plugin di RedGiant. Colorista praticamente serve a fare la color correction all'interno dei nostri video. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, aperto il nostro Premiere, io ho importato la sequenza a cui voglio andare a applicare appunto la color correction tramite Colorista di RedGiant, e la prima cosa che andiamo a fare a questo punto è, innanzitutto ci portiamo su un fotogramma in cui si veda bene il soggetto e bene o male la scena che c'è intorno. Io direi di usare un fotogramma di questo tipo, così. Dopodiché andiamo ad applicare il nostro effetto, quindi andiamo su effetti, io vado a scrivere Colorista, come vedete me lo dà sotto RG Magic Bullet, che sarebbe RedGiant. Ovviamente sono plugin a pagamento, questi non sono integrati all'interno di Premiere, e una volta cercato appunto il nostro effetto lo andiamo a importare sulla sequenza. Ora si può importare sia direttamente sulla sequenza, ma io personalmente, per quanto mi riguarda, preferisco sempre fare un nuovo livello di regolazione. Facciamo ok, lo vado a importare al di sopra della mia sequenza e poi gli vado ad applicare appunto il mio plugin. Come vedete, ora vado ad allargare un po' in modo da renderlo più chiaro. All'interno di Colorista abbiamo i nostri colori a tre vie, quindi abbiamo le luci, i mezzi toni e le ombre. Al di sotto abbiamo altri parametri che possiamo andare a sistemare, come la temperatura, la tinta, il colore di bilanciamento, l'esposizione, eccetera. Questo è per quanto riguarda l'HSL. Al di sotto abbiamo le varie curve e le LUT che possiamo andare a importare. Quindi o uno va a interagire tramite questi parametri, cosa molto simile a se noi andiamo su colore. Come vedete, già di default anche Premiere ci dà una sorta di color correction con le curve, con le varie regolazioni, i colori di base, eccetera eccetera. Io mi trovo meglio con Colorista anche per un altro motivo, che all'inizio, come possiamo vedere qui, c'è Guided Color Correction. Praticamente cosa va a fare? Se noi lo clicchiamo, ci apre questa finestra e lui ci va a fare praticamente una color correction guidata. Quindi, aperta la nostra schermata, come vedete abbiamo video, flat video, log o I don't know, nel caso non lo sappiamo. Io, col fatto che registro sempre in flat video, perché non ho una fotocamera che mi registra con il log, altrimenti sarebbe molto più comoda, io vado a selezionare flat video. Quindi seleziono flat video e vado avanti. Ora ci farà andare a scegliere il bilanciamento del nero, come vedete. Quello che dobbiamo stare attenti è, se noi adesso andiamo troppo in basso, come vedete, compaiono queste bande blu, il che ci va a dire che sta andando in clipping la nostra sequenza. Quindi anche qui dice, vedete, clipping parentheses blu, quindi quando è blu la nostra sequenza va in clipping. Un po' va bene, ma è chiaro, ovvio, non esagerare. Quindi, come vedete, lui di default ci dà quello che lui pensa sia il migliore, no, la regolazione che ci dà di default lui. Io vado leggermente sotto, come vedete c'ho un po' di blu, ma questo poco importa. Una volta che abbiamo stabilito appunto la nostra, il nostro settaggio del nero, andiamo avanti, andiamo a settare il nostro bianco.
Anche qui stessa cosa, se noi andiamo a aumentare troppo, come vedete, questa volta ce lo dà in rosso, quindi ci va in clipping. In questo caso è meglio non averlo totalmente, quindi infatti lui mi è raccomandato, me lo dà leggermente sul naso e sui capelli. Io preferisco comunque non averlo per quanto riguarda il bianco, quindi mi porto leggermente sotto in questo modo. Una volta settato andiamo avanti e qui andiamo a interagire su i mezzi toni. Quindi se ci abbassiamo andiamo a scurire le nostre immagini, se ci alziamo la andiamo appunto a rendere più luminosa. Questo è praticamente quello che ci consiglia lui, che è anche bene o male quello che preferisco anch'io. Comunque anche voi, a seconda del vostro video eccetera, dei vostri gusti, andate a settare come meglio preferite. Dopodiché andiamo avanti, andiamo a settare il nostro contrasto. Stessa cosa, se andiamo ad aumentare il contrasto aumentano i neri e viceversa. Io mi porto leggermente più in su di quello che ci raccomanda lui. Andiamo avanti e adesso ci dà appunto la nostra saturazione. In questo caso in bianco e nero, se noi andiamo a aumentare la nostra saturazione ce la dà al massimo. Io non la tengo al massimo, sto leggermente sotto in questo modo. Come vedete qui abbiamo anche il grafico dei nostri colori. Una volta settata anche la saturazione andiamo avanti e qui adesso viene praticamente la regolazione vera e propria della nostra Coral Correction. Qui abbiamo due opzioni: se andare a selezionare il grigio naturale oppure la tonalità della pelle. Io scelgo sempre tonalità pelle, quindi prendo il mio contagocce, gli vado a dare la tonalità della mia pelle e come vedete in automatico mi setta da solo le vostre varie tonalità di colore. Ora per me è troppo verde, quindi vado a togliere leggermente un po' di verde, vado ad aumentare anche un po' la temperatura. Volendo possiamo anche andare a interagire, come vedete ci compare la manina su questo grafico, quindi se noi ci spostiamo all'interno del grafico, come vedete ci va a cambiare direttamente i nostri colori. E niente, qui andiamo praticamente a settare quello che è la nostra color correction che più ci piace all'interno di Colorista e di questa guida. Quindi una volta settato bene le nostre preferenze facciamo avanti e come vedete lui ci darà un prima e un dopo. Questo è il video flat che avevo io e questo è il video appunto che siamo andati a estrapolare con questa color correction. Non ci resta che fare fine. Come vedete lui ci va ad applicare quello che siamo andati a dirgli e ovviamente possiamo andare comunque a interagire sempre su questi grafici in modo per andare a fare magari delle correzioni più dettagliate. Un altro bel plugin sempre di Redjant è Lux, si chiama, che vi farò un tutorial per la prossima settimana penso, che anche lì diciamo che è ancora più avanzata come color correction di Colorista, ma questo lo vedremo appunto la prossima settimana. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!